Durante la guerra federale degli Stati Uniti, nella città di Baltimora, quindi nel bel mezzo del Maryland, si costituì un nuovo ed influentissimo club. È noto con quanta energia sviluppossi l'istituto militare presso questo popolo di armatori, di mercanti e di meccanici. Semplici negozianti scavalcarono il loro banco per improvvisarsi capitani, colonnelli, generali, senza essere passati per le scuole d'applicazione di West Point. In breve, essi uguagliarono nell'arte della guerra i loro colleghi del vecchio mondo ed al pari di loro riportarono qualche vittoria a furia di prodigare palle da cannone i milioni e gli uomini. Ma dove gli americani superarono di molto gli europei fu nella scienza della balistica. Non già che le loro armi raggiungessero un grado maggiore di perfezione, ma esse offrirono dimensioni inusitate ed ebbero perciò lunghezze di tiro fino allora sconosciute. In fatto di tiri irradenti, ficcanti o di lancio, di fuochi di sbieco, di infilata o di rovescio, gli inglesi, francesi, prussiani non hanno più nulla da imparare. Ma i loro cannoni, i loro obici e i loro mortai non sono che pistole da tasca in confronto dei formidabili arnesi da guerra dell'artiglieria americana. Ciò non deve meravigliare nessuno. I Yankees, primi meccanici del mondo, sono ingegneri come gli italiani sono musicisti e i tedeschi metafisici dalla nascita. Nulla di più naturale, quindi, del vederli apportare nella scienza della balistica l'audace loro ingegno. Di qua giganteschi cannoni, meno utili assai delle macchine da cucire, ma sorprendenti del pari ed ancor più ammirati. Si conoscono in questo genere le meraviglie di Parrott, di Dahlgren, di Rodman. Agli Armstrong, ai Palliser ed al Trail W, più non rimase che inchinarsi davanti ai loro rivali d'oltremare. Quindi, durante la lotta terribile dei nordisti e dei sudisti, gli artiglieri formavano legge e i giornali dell'Unione celebravano le loro invenzioni con entusiasmo. Ne era di sì meschino mercantuccio, sì ingegno bubi che non si lambiccasse il cervello giorno e notte per calcolare traiettorie insensate. Ma quando un americano ha un'idea, egli va in traccia di un secondo americano che la condivida. Se sono tre, eleggono un presidente e due segretari. Se quattro, nominano un archivista e l'ufficio funziona. Se cinque, si convocano in assemblea generale ed il club è costituito. Così accadde a Baltimora.